Ciao, sono Marco. Oggi vediamo il nuovo telefono della Xiaomi, il Xiaomi Mi 9T, mio nuovo daily driver, che è veramente telefono fighissimo. Come potete vedere, total screen, c'ha la pop-up camera per evitare di avere la notch, 300 euro, boys. Cioè, per questo prezzo è veramente rivoluzionario. Vediamo l'unboxing e le prime impressioni dopo la intro. Ma parliamo un po' di questo Xiaomi Mi 9T. Com'è? Oh, apriamo sto pacco. Cose non fare Sta un lagne. po' zitto. Oh, esatto. Oddio, niente. Oddio, è vero, non è finto. Fantastico, pin. Iniziamo aprendo la confezione trovando una scatola nera su di sopra, prima del telefono, dove c'è all'interno una cover e le istruzioni. Invece poi troviamo il telefono che possiamo scartare epicamente. Poi sotto c'è il caricatore e il cavo USB di tipo C. La cover è questa qua, niente di speciale. Questo telefono è una figata per il prezzo che ha. Sembra che abbiano cercato di mettere le caratteristiche che vogliono gli utenti tutte quante su un telefono condensate da 300 euro. Hanno lasciato il buco delle cuffie, cosa che adoro ovviamente. E poi abbiamo le tre fotocamere sul retro che sono al bacio. Fotocamera grandangolare, quindi bella ampia. Fotocamera 48 megapixel, la principale, quindi bella qualitativa. E fotocamera è telefoto, quindi zoomi senza perdere di qualità. Inoltre poi abbiamo il sensore di impronte digitali sotto il display che è fulmineo, oppure se questa modalità di sblocco non ti piace, possiamo sbloccare con la faccia e abbiamo unlockato. Come posso mostrarvi, questo telefono è praticamente tutto schermo, l'unico posto in cui non c'è tutto esattamente schermo è qua sotto, che c'è un piccolo mento, una piccola chin che effettivamente è un po' spessina, ma cioè siamo sull'ordine dei millimetri, invece per il resto praticamente non c'è bordo. Di sicuro, anche se c'era una piccola notch, non era un problema, però se bisogna essere pignoli, effettivamente non è full borderless, però va bene, nel senso, ok, nessun problema. Voi mi direte, se hanno messo tutto sull'estetica, all'interno non ci sarà niente. Allora abbiamo un processore con uno Snapdragon 710, che è un medio di gamma, e poi troviamo una batteria da 4000 mAh. Ad esempio, Apple mette una batteria da questi 1000 mAh, oppure Samsung da questi. Ok, va bene, non è un grande parametro, ma giusto per farvi sapere che il vostro telefono da 1200 euro ha una batteria che è molto più piccola rispetto a questo, che ne costa 300. Voi mi direte, sì, ma perché Xiaomi, come volete pronunciarlo voi, fa una cosa del genere? Quello che vi rispondo io è, riesce a farlo perché tiene dei margini all'interno dell'azienda molto molto bassi. Si parla circa del 5%. È una cosa assurda, non so perché i cinesi si facciano così del male fisico da soli. Sì, lo so perché vogliono conquistare del grande range di mercato per poi alzare di nuovo questo margine. Però lasciamo perdere, non era questo il discorso. Comunque, mi è piaciuto un sacco il metodo di caricamento. Infatti abbiamo un caricatore veloce che carica circa l'1% al minuto, da quello che mi è sembrato. Infatti ho detto, metti un timer di 10 minuti Google, e me l'ha portato dal 30 al 40% in 10 minuti quando è scoccato. E quindi figo, magari uno mezz'ora prima di dover andare da qualche parte lo carica e poi si trova un telefono che ti dura praticamente per 3-4 ore. Comunque la qualità del video a me sembra abbastanza buona, anche se continuo a ritenere che sui telefoni bisognerebbe investire di più sul video e meno sulle foto, anche se ovviamente è più facile sulle foto. Però, per farvi capire, l'intro di questo video, sorpresona, era stata fatta con questo telefono qua. Era bella, era brutta, non lo so, però se l'avete notato siete dei gran fighi, probabilmente io l'avrei notato. Però sì, adesso evito di dirvi dei tecnicismi inutili, sappiate semplicemente che le cose principali ci sono, epico, basta, fine, non devo dirvi altro, basta. Tanto per scrollare Instagram come fai tu tutto il giorno, scrollare Instagram, credo sia principalmente inutile, non ti serve l'NFC, queste cose qua. Se credevi che per questa fascia di prezzo avessi potuto prendere qualcosa di migliore, scrivimelo nei commenti, sarei molto curioso di sentire la tua opinione. Ci si vede settimana prossima con un nuovo video e ciao! It's okay to be gay, let's enjoy with the boys.